Immaginate la Venezia settecentesca, con i suoi palazzi e la sua laguna. Immaginate la folla, gli acquisti e la frenesia del mercato del Rialto, incrocio di culture e tradizioni. Proprio lì, due secoli fa, il botiro di Primiero, prodotto agroalimentare di eccellenza, era sui migliori banchetti del mercato, delizia tra le più apprezzate dalla Serenissima. In occasione del Terra Madre Day, giorno dedicato al ventennale della fondazione dell'Associazione Internazionale e alla rete di piccoli produttori di tutto il mondo, il 10 dicembre scorso il burro del Primiero è tornato in laguna, riproponendo un'antica tradizione. L'assessore comunale alla produzione culturale e alla pace di Venezia, Luana Zanella, in rappresentanza della città, ha ricevuto dalle autorità e dai rappresentanti del Primiero il burro Botiro delle locali Malghe, prodotto solo durante l'alpeggio estivo da panna di latte crudo, un bene comune che esprime salubrità e saperi alimentari. Questa è stata una giornata in cui la comunità tutta si è mossa in questa direzione, lo abbiamo accompagnato il Botiro e ci ha permesso di far conoscere e risvegliare un pochino i ricordi dei veneziani in merito a ciò che è il Primiero, San Martino di Castrozza, il Vanoi in termini di territorio complessivo e offerta anche turistica. Per rappresentare le eccellenze che le nostre montagne possono offrire, salvaguardandole nel contempo, Slow Food, assieme ai produttori locali e a un nutrito gruppo di cittadini, ha istituito il presidio del Botiro di Primiero di Malga, celebrato prima con un convegno e poi con la degustazione, nella prestigiosa sede di Palazzo Grassi. Il Parco di Panevezio e il Palais di San Martino ha da subito condiviso questa iniziativa, perché tra le varie finalità dell'ente parco c'è anche quella della valorizzazione dei prodotti. Quale miglior connubio? Quello dei prodotti e la promozione. Il territorio è un impegno che viene portato avanti dall'ente parco, come dicevo prima, per cui quale migliore combinazione? Un'occasione del genere a Venezia, presentare un prodotto che nasce da un territorio tutelato anche dall'ente parco. Presidente, oggi è un giorno importante anche per la comunità di Valle perché il Botiro torna dal Primiero a Venezia. Certo, intanto perché la comunità partecipa al progetto di costruzione del presidio Slow Food e in secondo luogo perché si ricostruisce un pezzetto di storia della nostra comunità in una prospettiva futura, ovvero quello di mantenere il nostro territorio utilizzando le proprie risorse in maniera corretta. Un momento istituzionale importante coronato dalle melodie del coro Sas Maor di Primiero.